serie bwin, tutti i colori della passione. 23esimo turno in serie bwin, seconda giornata di ritorno, e dal Cino Lillo del Duca tornano ad affrontarsi Ascoli e Gubbio dopo il 3-2 favorevole marchigiani un girone fa. Sta meglio il Gubbio di Gigi Simoni, reduce dal poker rifilato al Grosseto e da 4 risultati utili consecutivi. 4-3-1-2 per il tecnico domani 73enne, mentre un 3-5-2 quello schierato da Massimo Silva. Servono assolutamente i 3 punti ai marchigiani per abbandonare l'ultimo posto in classifica. Arbitra il signor Pinzani di Empoli. Parte con un buon piglio il Gubbio, ma è l'Ascoli a farsi per primo pericoloso, con Soncin che serve Scalise, il mio acquisto che proviene dalla Nocerina, e sul cross del numero 52 Papavaigo prova l'acrobazia. Ancora sulla destra l'Ascoli, ancora Papavaigo dal limite prova il mancino, poco convinto, fuori di molto, ma buona occasione ancora per l'Ascoli. Ancora Scalise, molto frizzante, fin da subito il nuovo acquisto dell'Ascoli, ancora Papavaigo in mezzo all'area con un bel colpo di testa che però va vicino al bersaglio. Ancora Papavaigo poi con un tiro cross che mette in apprensione la difesa rosso-blu del Gubbio. È il capitano Briganti a eliminare il pericolo dalla porta di Donnarumma. Poi il Nuanco che ci prova con un tiro da fuori. Ma il 39esimo è il vantaggio dell'Ascoli. Ancora indovinato un po' con Papavaigo. Ecco la risultanza, ma rivediamo il gol sul cross di Soncin dalla sinistra. Donnarumma è impreciso e Papavaigo come un rapace sigla l'1-0 per l'Ascoli. Ottavo centro stagionale per il senegalese. Ed è l'ultima azione degna di nota del primo tempo. Nella ripresa Simoni passerà ad un 4-2-4 molto molto offensivo, ma è ancora l'Ascoli che si rende pericoloso con Scalise, e sul duetto tra Scalise e Papavaigo è Donnarumma che si oppone alla gran conclusione del senegalese. Poi tocca anche a Sbaffo con un tiro a giro alla Del Piero, va vicino al bersaglio grosso Sbaffo che lambisce il palo, nulla da fare. 68esimo minuto, buon lavoro di Mario Rui sulla destra, poi Graffini raccoglie fuori dall'area, la conclusione al volo, traversa piena di Graffini, veramente sfortunato il Gubbio in questa circostanza, ma passano pochi secondi quando al 69esimo Bazzoffi ha servito al limite dell'area, sigla il gol del pareggio, per la verità meritato l'1-1 per il Gubbio. Rivediamo il gol di Bazzoffi, terzo sigillo stagionale per il classe 88 nato ad Assisi. Poi entra Falconieri per l'Ascoli che tenta a tutti i costi di vincere questa partita. Ci prova Ciofani, Matteo Ciofani di testa. Poi esce Donnarumma, si crea una mischia in mezzo all'area del Gubbio. Nulla da fare, però poi sui piedi di Sbaffo il cross vincente per il colpo di testa del neoentrato Falconieri. 2-1 all'89esimo dell'Ascoli, grande esultanza di Falconieri che verrà ammonito per essersi sfilato la maglietta di dosso. Rivediamo il colpo di testa vincente di Falconieri, il giallo per lui e poi pochi secondi dopo addirittura il rosso per il match winner con un fallo da dietro. Ci prova nel forcing finale in superiorità numerica il Gubbio che però non trova la via della rete. Finisce qui al Cino Lillo del Duca, termina 2-1 quindi fra Ascoli e Gubbio. 3 punti fondamentali per l'Ascoli, mentre è una vera beffa quella per il Gubbio.